Sono stata un po' scema perché avrei potuto in realtà fare questo video dall'inizio, invece l'ho fatto che praticamente ho quasi finito. Mi spiego, per gli appassionati di trattamenti liscianti per i capelli, saprete bene che io ho fatto, ormai faccio da diversi anni, il trattamento questo qui di Cativa, lisciaggio brasiliano. Se non sapete di cosa sto parlando, vi lascio la scheda per poter andare a vedere appunto il tutorial del trattamento vero e proprio, e vi lascio anche la scheda per andare a vedere le risposte alle domande più frequenti che mi sono state fatte, quindi ho raccolto tutto in un unico video e potete trovare tutto insieme. Cosa sto facendo invece adesso? Sono passati circa 4 mesi da quando ho fatto l'ultima volta il trattamento, ovviamente i capelli ormai erano ricresciuti, avevo almeno 3 dita di ricrescita di trattamento, quindi erano abboccolati, nuovo dritti così. E quindi ho deciso di rifarlo. Ovviamente non sono andata a passare il prodotto su tutti i capelli, ma semplicemente dove era la ricrescita. Quindi perché avrei dovuto accendere prima la fotocamera, perché vi avrei fatto vedere fisicamente cosa stavo facendo. Ma comunque anche da qui, perdonate lo specchio tutto sditacchiato perché mi serve per vedermi dietro, ho lavato i capelli prima, insomma, senza passare il balsamo. Li ho asciugati bene. Poi ho preso appunto la maschera, questa qui, del kit, che è il trattamento vero e proprio, e praticamente sono andata a isolare in orizzontale le varie sezioni dei capelli e sono andata a passare il prodotto proprio lì dove c'era la ricrescita. Non mi sono allungata troppo sulla lunghezza dei capelli perché non serve, nel senso che il trattamento c'è ancora e mi sembrerebbe di andare a esagerare, quindi il rischio è poi che si danneggino. Invece appunto ho insistito nelle parti ricresciute, quindi facendo come vi ho detto, dividendo la testa in varie sezioni, ho ricoperto tutti i capelli, spero, perché farlo da sola è sempre abbastanza complicato. Ho ricoperto bene tutti i capelli, più o meno appunto 3 dita di capelli, ho massaggiato bene il prodotto e adesso lo tengo in posa per i 15 minuti consigliati. Così facendo quindi andiamo a rimettere il prodotto solo sulla parte ricresciuta, evitando di andare a rispalmarlo su tutta la lunghezza dei capelli. Intanto massaggio bene un po' il prodotto in modo che si distribuisca bene all'interno dei capelli. Il consiglio che c'è scritto sulla confezione è di non andare a toccare il cuoio capelluto, ma almeno nel mio caso è quasi impossibile, quindi se sentite un leggero pizzicorio sul cuoio capelluto vuol dire che avete toccato anche voi, come ho fatto io. Insistete bene nei punti che avete più ribelli, nel mio caso appunto è qui all'attaccatura, diciamo sulla nuca. E tirare il prodotto sempre verso le lunghezze. Io ho insistito anche qui sopra perché ho notato che anche qui erano ricresciuti ovviamente parecchio ed erano dove mi stavano svirgolando di più in assoluto, oltre appunto alla parte bassa vicino alla nuca e qui all'attaccatura. E quindi niente, aspettiamo che si concluda il tempo di posa e poi procediamo con pettinare per rimuovere gli eccessi, l'asciugatura col phon e poi la piastra. A tra po'. Una volta asciugati i capelli, ovviamente non sarà la percezione di quando li asciughiamo veramente, perché abbiamo comunque questa patina appiccicaticcia per i capelli, siamo pronti per l'operazione più rognosa, ossia la stiratura con la piastra. Quindi portate la temperatura dai 210-230, quindi aspettiamo che arrivi a temperatura. Cosa raccomandabile è di fare la prossima operazione in un luogo ventilato, quindi ho la finestra, dato che il prodotto andrà a depositarsi sul capello,
la reazione sarà appunto di fumo, che non è tossico per carità, però insomma è sempre un prodotto chimico ed è sempre bene non respirarlo ovviamente. Vi raccomando di lavare bene tutte le varie spazzole, spazzoline e spazzolette che avete utilizzato per il trattamento, per questa, perché altrimenti se vi dimenticate, quando andrete un giorno tranquillamente a spazzolare i capelli, vi ritroverete appiccicate con i residui di maschera. Una volta che la piastra è arrivata a temperatura, andiamo a dividere i capelli, diverse sezioni, un po' come abbiamo fatto prima per mettere la maschera. Andiamo a passare ciocca ciocca la nostra piastra. Non sarà importante ovviamente andare su tutta la lunghezza, perché questo è un ritocco, quindi alla fine ci serve semplicemente insistere sull'attaccatura e procediamo. Quindi dopo aver piastrato tutti i nostri capelli aspettiamo 5 minuti, tempo che si raffreddi un po' tutto quanto, e poi procediamo con fare lo shampoo e il balsamo della confezione. Sono questi due che io poi ho riacquistato in formato grande proprio perché continuo a lavare poi i capelli con questi due prodotti anche dopo come mantenimento, per far sì che il trattamento duri il più a lungo possibile. Quindi procedo col lavaggio e poi ci vediamo per l'asciugatura finale. Ecco qua, finita anche l'asciugatura, questo è il risultato finale. I capelli sono anche molto morbidi e lucenti. Quindi questo è quello che andrà fatto più o meno ogni 4 mesi se volete continuare con appunto il trattamento alla cheratina. Nel caso in cui vedete che non vi piace, vi ha stufato, eccetera eccetera, insomma per svariate ragioni non volete rifarlo, appunto basterà pazientare che ricresce la parte di capelli che è stata trattata. Quindi questo è il procedimento se volete ripetere il trattamento alla cheratina e l'avete già fatto da 3-4 mesi, insomma vedete che la ricrescita ormai è insopportabile. Spero vi sia stato utile questo video, io e il mio phon vi salutiamo, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo video.